Una patologia subdola, dicono gli esperti, perché è difficile da riconoscere rispetto alle dipendenze da sostanze stupefacenti, ma in grado di creare danni maggiori e in alcuni casi irreversibili. Sono in costante aumento le persone vittime del gioco d'azzardo patologico. A Barletta, nel vecchio ospedale SID del distretto sociosanitario, la ASL BAT ha inaugurato un nuovo servizio territoriale del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche per aiutare tutti coloro che hanno un approccio deleterio con giochi scommessi. Messe slot machines. Un'equipe composta da medici, psicologi, infermieri, assistenti sociali ed educatori professionali è pronta a fornire assistenza specialistica. Ma la battaglia, sottolineano dalla ASL, sarà anche culturale, con iniziative volte a sensibilizzare la popolazione, in particolare quella giovanile, sui pericoli derivanti dal gioco d'azzardo. Un disturbo tipicamente comportamentale, del quale spesso non ci si rende conto da subito. Ma devono essere i familiari, coloro che in qualche maniera vivono intorno alle persone che vengono colpite da queste dipendenze patologiche. Noi su questa dipendenza patologica, sul gioco d'azzardo, intendiamo fare oggi veramente una battaglia innanzitutto culturale, non soltanto di presa in carico sanitaria, non soltanto di assistenza sanitaria, ma anche proprio di divulgazione di atteggiamenti e di comportamenti, coinvolgendo quelle che sono le chiese, le associazioni culturali, le scuole, quindi quegli strati sociali che devono essere particolarmente attenti ai disturbi comportamentali che deviano da un giorno all'altro il comportamento ordinario di ogni singola persona. Basta poco per finire vittima del gioco d'azzardo, dicono ancora gli esperti, è sufficiente vincere piccole somme ai primi tentativi per entrare in un tunnel senza apparente via d'uscita. Le macchinette sono tarate per restituire circa l'80% di ciò che si vince, per cui è facile alle prime volte vincere qualcosina e avere l'idea che si possa avere una fonte di guadagno. Questo è un meccanismo alla base proprio della patologia stessa che purtroppo ha portato a numeri allarmanti. In Italia si stima intorno all'1, all'1,3% della popolazione ludopata, quindi con patologia conclamata e grave. E ricordiamo che per fortuna piccola percentuale dei casi, però può portare addirittura a eventi autolesionistici come il suicidio, perché di mezzo c'è anche la dimensione sociale, quindi economica, che salta. E comunque, rapportando alla nostra provincia, BAT, di 500.000 abitanti, stimiamo dai 500 ai 600 pazienti, anche perché purtroppo la Puglia è, seppur di poco, al di sopra della media nazionale.